Uno dei fattori anche abbastanza paradigmatici di questa nuova relazione che si crea tra il consumatore e la marca è legata al tema della trasparenza, e il branded entertainment è una potenzialità enorme che si offre ai brand, ma che deve essere gestita con massima oculatezza e responsabilità, e il tema della trasparenza è centrale. Non si può più arrivare a raccontare la favola al consumatore, perché un consumatore in due minuti ti svela. Un consumatore che è sui social, no? Ne avete probabilmente già parlato largamente. Sì, ma ripetita Juvent. Un consumatore che si trova ovunque, lo stesso in grado di contattare la marca e di essere contattato dalla marca in un processo multidimensionale, multiesperienziale, e quindi che è difficilissimo da tradire. Nel senso che non puoi nascondergli la verità, non puoi andare a raccontare che tu sei uno dei massimi brand del Made in Italy e poi in realtà produci in Cina. Non funziona più. E il branded entertainment in questo senso è un'arma a doppio taglio. Non deve essere utilizzata per fare storytelling di cui parlavi tu, che è centrale, storytelling della marca, ma è dalla marca vera. Quindi non posso sfruttare, cioè, lo non ti posso raccontare delle storie, ti devo raccontare una storia. La mia vera. La mia vera, ok.